Non è bastata una prestazione super dell'estremo Marco Schina al Chieti per portare a casa la terza vittoria consecutiva, ma va detto che il 2-2 con la Civitanovese, benché incassato alla fine, pesa comunque tanto, perché il Chieti era in parziale emergenza e perché i marchigiani hanno creato e sciupato tanto, sbattendo sovente addosso al muro eretto da Schina. Tanti gli assenti nel Chieti: Rapino, Maschio, Arcamone, Carlini, Ronci lancia in difesa Giammarino al fianco di Cucinotta, Di Pietro in mediana, davanti Corvino completa il tridente con Vano ed Esposito. Nella Civitanovese del Sulmonese Meco Monaco, un ex in campo della Penna, uno in panchina, Gialoreto, 4-2-3-1 con Pintori, Forgione e Degano alle spalle della Torre Amodeo. Da subito la Civitanovese mette in campo la maggiore fisicità e la qualità dei suoi avanti. Al sesto Amodeo chiama alla prima gran parata del pomeriggio Schina, poi Degano da buona posizione spara alto. Al tredicesimo i marchigiani sono in vantaggio, Chieti troppo passivo sia sullo spunto di Pintori sia sulla percussione di Amodeo, che con facilità fa fuori mezza difesa del Chieti, mette a sedere Schina e fa 0-1. Primo gol in campionato incassato dai neroverdi, che faticano un po' a metabolizzare la botta. Al diciannovesimo Prinari è generoso, ma il suo tiro è centrale. Al ventottesimo è Silvestri a far correre un brivido ai suoi sbagliando il rinvio, ma Vano non riesce a controllare e perde la ghiotta opportunità. La Civitanovese controlla le operazioni e mette in grande difficoltà la difesa di casa. Dopo il destro di Pintori al 37esimo, sempre l'ex lancianese centra in area, Giammarino a vuoto, Amodeo a colpo sicuro grazie a Schina. 43esimo, vacilla ancora il Chieti, ancora Amodeo prova una sventola dalla distanza, Schina respinge, l'azione prosegue e Schina è strepitoso, prima sulla giocata di Pintori, poi sul tentativo di tap-in di Della Penna. La Civitanovese sciupa troppo e il Chieti la punisce nel minuto di recupero, punizione di Vitale, dal mucchio sbuca Andrea Di Pietro per l'incornata vincente. Dopo tanta sofferenza, l'1-1 ad un istante dall'intervallo e un tocca sana per l'11 di Donato Ronci, che dopo 4 minuti della ripresa trova anche il raddoppio filtrante di Prinari. Vano contratto al momento del tiro, Di Pietro serve con scaltrezza la corrente, Corvino che fa secco Silvestri. In poco tempo sorpasso neroverde. Applausi per l'ex Della Penna che esce malconcio. Sotto nel punteggio la Civitanovese riprende a macinare occasioni. Subito al sesto il palo dice no ad Amodeo. Sugli sviluppi la palla arriva a Pintori che allarga di poco la mira. Ronci si affida alla panchina, Sbardella e Orlando per Gianmarino e Corvino, ma è sempre Schina l'uomo in più del Chieti. Il portiere prima si distende sulla punizione di Degano al 16esimo. Un minuto dopo sventa il tiro cross di Cossu e al 18esimo smanaccia il piattone di Degano. 3 minuti di fuoco per il Chieti, che poi riesce ad allentare la pressione ospite, pur non riuscendo mai veramente a pungere di rimessa. Gli ospiti restano in 10 per l'infortunio di Viglieri a sostituzioni fatte. Il Chieti vede il traguardo, ma l'ultimo colpo di reni della Civitanovese è decisivo. Schina è ancora superbo su Pintore al 46esimo, ma al 49esimo il portierone neroverde si arrende al destro vellutato di Amodeo. Il tiro del centravanti pesca l'incrocio per il definitivo 2-2. Amaro in bocca per il Chieti per la vittoria sfumata, ma la Civitanovese, vista l'Angelina, non avrebbe meritato la sconfitta, tutt'altro. Dobbiamo essere sereni, tranquilli, perché questa è una partita che si è messa male all'inizio e loro hanno avuto anche diverse occasioni per fare il secondo gol. Oggi abbiamo sofferto un po' anche a livello fisico in mezzo al campo, nel senso che, cioè, secondo me abbiamo corso tanto, ma abbiamo corso male e non riuscivamo a prendere le misure sul tre quarti loro, e loro hanno fatto veramente bene, siamo stati bravi poi a pareggiare alla fine del primo tempo. Il secondo tempo penso che abbiamo fatto un'altra partita, abbiamo cercato comunque di giocare di più, abbiamo cercato di anche di vincere, siamo andati in vantaggio, secondo me c'era un rigore clamoroso su Vano, è la seconda volta che succede anche a scoppio con la Miterina, magari ti dà rigore e chiudi la partita là. Ripeto, sono contento del fatto che comunque la squadra anche oggi non ha perso, quindi una squadra che non molla mai, la nostra, una squadra che dà tutto quello che ha e cerca di superare diciamo le difficoltà, sempre unita, compatta, e alla fine è un punto che comunque fa classifica e ci lascia ancora imbattuti, e quindi andiamo fiduciosi a fermo.